Buonasera a tutti, buonasera agli amici che ci seguono in streaming e buonasera al pubblico qui presente. 43esima edizione del Festival Jazz Rumori Mediterranei. Siamo in diretta dal Teatro al Castello di Roccella Ionica. Momento questo dedicato alla presentazione dei libri. Stasera parleremo di Loft Music di Salvatore Audino e Giorgio Nurisso. È presente l'autore Salvatore Audino? Come vedete, sono tre i volumi del progetto che ci raccontano questa straordinaria avventura musicale che si è sviluppata negli anni 60 e 70, ma vuole essere anche un resoconto di storia sociopolitica nel più ampio contesto delle comunità afroamericane, dando particolare rilievo a quelle manifestazioni artistiche e culturali che hanno segnato in maniera profonda la storia del free jazz, partendo dalla cosiddetta rivoluzione di ottobre del jazz del 1964 e la creazione del Jazz Composer Guild di Bill Dixon, polistrumentista e precursore del free jazz, passando per l'AACM di Chicago, associazione dalla quale poi è nato l'Art Ensemble di Chicago, il BAG di St. Louis, Black Artist Group, lo UJMAA di Horace Tapscott a Los Angeles, il collettivo Tribe e il collettivo Dow di Detroit, per arrivare infine al free jazz e quindi alle avanguardie dei loft newyorkesi. Chi c'è stasera insieme all'autore? Ovviamente il direttore artistico Vincenzo Stajano, Saverio Surace, oltre ad essere collaboratore di Radio Roccella, è un musicista diplomato in contrabbasso, e il professore Giuseppe Rossi. Quindi io passo subito la parola al professore Vincenzo Stajano, al direttore Vincenzo Stajano, e buon proseguimento di serata a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova presentazione. Noi stiamo cercando di fare queste cose con uno spirito veramente culturale. Sono cose che altri festival non fanno in genere, perché sono così dei format costruiti su quattro concerti con musicisti mordi e fuggi. Noi invece stiamo sforzando di fare cose diverse, e le presentazioni dei libri non sono molto comuni. C'è da dire anche Salvatore, professore Rossi, che la gente non legge molto in Italia. Questo purtroppo è una realtà che fa un po' dispiacere. I libri non sono tra le cose preferite, ma voglio dire, chi legge però ha la fortuna di leggere cose importanti, soprattutto chi si occupa di jazz. Noi come festival abbiamo pensato di presentare questi libri perché narrano una storia particolare, ed è una storia scritta soprattutto da collezionisti di album, di dischi. E questa è un'attività veramente meritoria, perché avere a che fare direttamente con la musica significa entrare nello spirito e nella mente di chi la produce, cioè dei musicisti. Quindi noi stasera avremo la possibilità di farlo, grazie al contributo di particolare di Radio Roccella. Permettetemi di ringraziare Emanuela Gricelli, che fa sempre delle belle presentazioni, è molto brava. Quindi c'è questa possibilità stasera, ascoltare la musica degli album di cui si parla, non di tutti ovviamente, di una parte, degli esempi più dimostrativi, quelli che riescono a far capire un periodo. Io penso che un aspetto centrale costituito dal free jazz, che nasce nel 1960. Però qui gli autori si riferiscono alle attività che si sono svolte in un periodo particolare della storia nei loft newyorkesi, nei loft di Manhattan. Si tratta di attività musicali allegate alle scelte dei musicisti, che
che spesso usavano le loro case, i loro appartamenti per produrre musica, perché vivere a New York costa molto. Infatti da qualche anno Manhattan è stata abbandonata dai musicisti, si sono trasferiti tutti a Brooklyn, nel New Jersey. Che significa questo? Significa che i costi degli appartamenti sono molto alti e i musicisti non si possono, non se li possono permettere. Infatti si parla di una nuova primavera del jazz brooklynese, non so come dirlo, perdonatemi, no, di Brooklyn, no, va più facile senza usare l'aggettivo. Quindi si parla di questa storia, per questo è importante, proprio perché quella Manhattan non esiste più. Questo libro è molto utile per capire quel periodo, quelle attività e tutti quei movimenti che sono stati citati da Emanuela Cricelli, che sono quei momenti che hanno permesso al jazz di evolversi, di cambiare, di diventare un jazz nuovo. Io ieri sera mi sono permesso di dire che il jazz americano è un po' ormai stagnante, non produce grandi cose. Il jazz raccontato in questi tre volumi invece è quello migliore, quello più vivace, quello più espressivo, quello è legato anche a grandi movimenti sociali, perché non dobbiamo dimenticare che in America ci sono stati dei grandi fermenti generati da fenomeni come il razzismo, la guerra nel Vietnam e altre cose. Quindi questi tre volumi ci parlano della musica prodotta in contesti socio-culturali e storici particolari. Io faccio i miei complimenti agli autori, non la faccio lunga perché tra l'altro dobbiamo cercare di finire un po' presto, perché ieri sera abbiamo fatto tardi. Passo subito la parola al professor Luigi Rossi, che è docente della Università Yulm di Milano e di fatto suo malgrado non lo consideriamo una colonna del festival. Grazie professore. Grazie, è un grande piacere essere qui stasera a presentare questo libro di Salvatore Audino e Giorgio Nuriso, Loft Music, suoni e dissonanze nella downtown di New York 1960-1975, edito da Compagnia Nuove Indie e acquistabile online, per esempio su Amazon. È un'opera composta allo stato da tre volumi, altri sono in preparazione, che si caratterizza per il fatto di nascere da passione collezionistica. Salvatore Audino e Giorgio Nuriso sono grandi collezionisti di dischi, che però non hanno fatto proprio l'approccio che talvolta i collezionisti seguono, basato semplicemente sul desiderio di possesso di oggetti, ma hanno fatto un grande sforzo di inquadramento di questa produzione discografica dentro un contesto storico, estetico, culturale e sociale. La loro appunto passione collezionistica si indirizza in varie direzioni, perché loro sono collezionisti non solo di jazz e di loft music in particolare, ma di vari generi di musica, tra cui questo, che non può essere neanche, siccome è definito, un genere. È un momento storico che si caratterizza per una serie di aspetti più o meno comuni, ma che si manifestano poi in diversi contesti geografici attraverso varie personalità musicali in modo diverso. Tant'è che prende nome da un elemento tutto sommato estemporaneo, appunto il loft, cioè il luogo in cui molti musicisti vivevano e oltre a vivere producevano musica, registravano musica, tenevano concerti, tutti rigorosamente autoprodotti e autogestiti. I loft erano immobili ex industriali, superfici ex industriali che si trovavano soprattutto nella parte sud di Manhattan, nella downtown Manhattan, che erano affittabili a prezzi insomma non eccessivi, quindi i musicisti sceglievano di vivere lì, ma di trasformare questi luoghi proprio in posti dove si faceva musica, si faceva produzione discografica, si facevano concerti, completamente al di fuori dei circuiti diciamo ufficiali, quindi non solo delle grandi case discografiche ma anche dei grandi media, ma anche semplicemente di quei normali diciamo rapporti con i produttori fonografici, che si traducono poi in qualche forma di influenza rispetto al lavoro del musicista. Quindi alla base di tutto c'è certamente una grande rivendicazione libertaria, di autonomia, di assenza di compromessi, ma anche di preconcetti e di barriere.
Una delle barriere che vengono immediatamente superate da questi musicisti è il desiderio di essere piacevoli. Questa è musica, lo diciamo subito, poi faremo ascoltare un po' di esempi, che non vuole assolutamente essere piacevole, non si preoccupa di sconcertare, alle volte addirittura vuole sconcertare, vuole provocare, per indurre però qualche cosa di nuovo, qualche sensazione nuova, qualche pensiero nuovo, qualche superamento appunto di pregiudizi di vario tipo, anche e non solo pregiudizi estetici, anche pregiudizi magari di tipo politico, razziale e così via. Quindi è musica che vuole rompere in qualche misura col passato, però sempre con col contesto, sempre però con quel senso di rispetto per la continuità, per ciò che è venuto prima e per ciò che viene d'altrove, che è caratteristico del jazz. I primi due volumi si concentrano su un'area che può essere definita più, diciamo, strettamente jazzistica. Il terzo invece si occupa di musica sempre prodotta nella maniera che abbiamo detto, ma più vicina, diciamo, ai contesti colti, accademici, all'esperimentazione della musica elettronica e così via. Io comincerei col chiedere a Salvatore Audino come nasce l'idea di questo libro, come nasce la passione per la loft music, come si svolge l'attività di ricerca che lui e Giorgio Lurisso hanno svolto, che ricerca innanzitutto proprio di oggetti, di dischi, quindi la ricerca un po' con la passione, diciamo, dell'archeologo, di quello che va a cercare cose difficili da trovare. Tenete presente che stiamo parlando di produzioni discografiche che venivano fatte in alcuni casi in pochissime copie, poche centinaia di copie o decine di copie, di grande difficoltà, diciamo, di reperimento. Prego, Salvatore. Buonasera a tutti e ringrazio tanto per incominciare il professore Staiano, direttore artistico, per avermi invitato. Ringrazio Radio Roccella e gli amici, il professor Giuseppe Rossi e l'amico di tanti anni, Saverio Suraggi, per essersi prestati a presentare questo libro. L'idea, chiaramente il ringraziamento va da parte mia e da parte del professor Lurisso, che purtroppo in questo momento si trova in Francia e non è riuscito a raggiungerci proprio per motivi di collegamenti aerei, cosa che già è successo già ieri, mi sembra. E come nasce l'idea di questi libri? L'idea di questi libri nasce perché io e il mio amico Giorgio ascoltiamo sempre musica insieme. Abbiamo notato che ascoltando musica c'erano dei collegamenti tra un tipo di musica che era la musica del free jazz e la musica classica d'avanguardia, la musica sperimentale. Entrambi avevano delle radici abbastanza longeve, quindi il free jazz poneva le sue radici nel bebop e la musica classica, sia d'avanguardia che quella sperimentale o elettronica, ponevano le radici in quella che era la musica di Darmstadt del primo dopoguerra, oppure nella dodecafonia e nel serialismo. Queste situazioni poi ad un certo punto si convergevano e si contaminavano e cominciavano a dare negli anni a venire delle nuove formazioni, dei nuovi tipi di musica. Però abbiamo localizzato queste contaminazioni intorno agli anni, tra gli anni 60 e tutti gli anni 70, e abbiamo notato che una di queste location era proprio i loft di Manhattan. E quindi abbiamo fatto, allora a questo punto abbiamo cercato prima di ogni cosa di riorganizzare quella che era la nostra discoteca, che quindi è stato questo il primo lavoro, quindi dare un senso, dare un'organizzazione. Dopodiché abbiamo cominciato a fare delle ricerche bibliografiche e abbiamo notato che molto spesso noi collezionisti, nella foga di ascoltare il disco, sorvoliamo su quelle che possono essere le contaminazioni e soprattutto ci impegniamo molto a collocare un artista e a collocarlo per esempio nel jazz, magari senza pensare che questo artista per esempio ha delle collaborazioni con dei musicisti di musica classica. A coronare tutto questo ci siamo accorti, abbiamo notato che sia la musica jazz da una parte veniva contaminata dalla cultura africana e quindi da tutti gli strumenti e da tutti i suoni della cultura e i ritmi della cultura africana,
mentre la musica classica, con la musica minimalista e la musica d'avanguardia, veniva appropriava di quella che era l'influenza della musica asiatica, con il gamelan e via dicendo. Questi artisti si sono riuniti proprio per esigenze, proprio per una questione di costi, in questi loft che venivano dismessi intorno alla metà degli anni 50. La prima a creare un loft è stata proprio Yoko Ono, che invitò i primi Steve Lacy tra i jazzisti, oppure Carlo Magna e Palestina, La Monte Young e via dicendo. E da lì è nato tutto questo flusso, contaminato e anche gestito da un grande movimento culturale che era il Fluxus, quindi che oggi sarebbe un network attuale, dove più artisti appartenenti a diverse culture, appartenenti a diverse tradizioni artistiche, si univano per dare luogo ad una nuova forma di arte, ad una nuova forma di arte libera da orpelli appartenente alla vecchia cultura, e considerando l'arte non come un mezzo per vivere, ma come un mezzo per comunicare, libera da ogni cosa. Allora, stasera faccio il DJ, quindi direi di far ascoltare qualche cosa, no? Anche che abbiamo incuriosito un po' il pubblico, partiamo con Clifford Thornton. Sentono già dei suoni completamente diversi rispetto a quello che proponeva il mainstream, che proponevano le case discografiche. Già nel 65 a Chicago nascono i primi movimenti, la prima associazione che riguardavano l'emancipazione dei neri, cioè riguarda anche i loro diritti. E questo appoggiato da un beat presente a Chicago, dalle piccole case discografiche, la Delmark, la Nessa, per esempio. Altre realtà poi sono sviluppate a Detroit e in altre parti della San Luis, e quindi si sono creati dei movimenti cercando nuove espressioni per poter appunto caratterizzare la loro musica e la loro personalità. Ora stiamo ascoltando un altro brano di Noah Howard, All in Error. Thank you.
Ecco, già credo da questi primi ascolti emergono alcuni elementi abbastanza significativi. Questi sono due dischi di due sassofonisti americani, Clifford Thornton e Noah Howard. Il disco di Clifford Thornton si intitola The Panther and the Lash, la pantera e la frusta, con una chiarissima allusione alle Black Panthers e al movimento di rivendicazione dei diritti civili dei neri americani. Ci sono alcuni elementi anche proprio musicali che emergono. Intanto sono brani che durano parecchio, che crescono, che costruiscono un'atmosfera ritmica e sonora prima di far entrare il solista. Poi ci sono delle scelte timbriche anche abbastanza particolari, dei suoni, dei fiati, dei sax graffianti, ruvidi, che appunto non si preoccupano di essere piacevoli. Ci sono riferimenti molto trasparenti a forme musicali non statunitensi, orientali, latinoamericane, in questo africane, soprattutto africane, certamente a livello ritmico e anche a livello di fraseggio. Quindi tutti elementi che in qualche modo fanno riferimento a esigenze appunto libertarie e anche a esigenze di ricostruzione estetica al di fuori, diciamo, dei canoni della classicità jazzistica come si era formata fino a quel tempo. E quindi l'elemento innanzitutto politico e razziale, quanto pesa, Salvatore, in questa vicenda musicale? L'aspetto politico e razziale è determinante in questo tipo di musica, in questo tipo di jazz, perché proprio ad un certo punto i musicisti appartenenti ai musicisti neri si sono posti il problema se continuare proprio in virtù dei problemi razziali che c'erano in quel momento, se era il caso di continuare con il vecchio jazz, quindi il bebop, oppure creare un nuovo linguaggio. E per creare questo nuovo linguaggio avevano bisogno di riappropriarsi di quella loro cultura, e con tutto quello che era la parte rituale di questa cultura, e quindi i suoni, i ritmi, e hanno portato questa cultura, questi suoni e questi ritmi li hanno fatti propri, e hanno formato e hanno creato queste nuove tipi di sonorità, che spesso hanno delle dissonanze, spesso non sono piacevolissime al primo ascolto, richiedono una certa ricerca e richiedono una certa dedizione. E poi sono praticamente è un certo orecchio, chiaro, è la volontà di ascoltarli, e chiaramente questo richiede anche volersi documentare del perché queste persone, questi musicisti hanno voluto creare questa situazione. La cosa importante è che proprio per creare questo nuovo linguaggio e per distaccarsi da quello che era, che non sono in antitesi, come dicevamo ieri, al vecchio jazz, ma hanno creato un nuovo linguaggio che era un linguaggio proprio, un linguaggio che doveva rappresentare un certo tipo di disturbo che loro avevano in questo momento, in quel preciso momento, quando di fronte ai problemi razziali. E si sono uniti in collettivo, e non solo si sono riuniti in collettivo per fare questo nuovo tipo di musica, ma hanno creato delle case discografiche private, purtroppo da una parte per praticamente sfuggire a quello che era il dominio delle major, ma avendo dei pochi mezzi economici a disposizione, purtroppo avevano delle tirature di dischi che non superavano le 300 copie, le 400 copie, e quindi oggi ci troviamo a non avere più molti di questi dischi, alcuni di questi dischi addirittura rappresentano delle rarità, con dei costi chiaramente per chi li vuole acquistare notevolissimi. Quindi, Abbiamo accennato al free jazz, quindi mi sembra un tributo a Ornette Coleman. Facciamo ascoltare un brano. Thank you.
Sì. Questi sono due brani diversi. Il primo era del quartetto di Ornette Coleman, tratto da un disco dal vivo registrato nel loft di Ornette Coleman. Quello era il quartetto forse più forte, più graffiante di Ornette Coleman, con Dewey Redman al sax tenore, Charlie Eden al contrabbasso, Ed Blackwell alla batteria. E poi abbiamo fatto un salto a questo secondo pezzo che ancora si sente in sottofondo, dove ancora suona Ornette Coleman, ma in compagnia di un'artista che è stata citata poco fa, che è spesso ricordata come la responsabile o presunta tale dello scioglimento dei Beatles, ma in realtà era una figura artistica molto importante nella scena di New York del tempo, che è Yoko Ono. Ecco, due considerazioni ispirate da questi pezzi. Una, l'aspetto timbrico. Vi sarete resi conto che non ci sono preclusioni sulla scelta dei suoni. Non ci sono limiti particolari sulla scelta del suono. E l'altro, il concetto di contaminazione, di assenza di barriere. Questi musicisti pescano suoni, pescano idee un po' ovunque, in tante tradizioni diverse, e non esitano a incontrarsi tra di loro, a sovrapporsi, anche quando provengono da mondi apparentemente lontani, come quello della musica, diciamo, sperimentale, colta, come nel caso di Yoko Ono, e quello invece del free jazz, con forti radici nel blues e nel bebop, come Ornette Coleman. Un commento su questi due temi: i suoni, i timbri e la contaminazione. Praticamente tutto il libro si fonda, si basa sulla contaminazione su più generi musicali. Questa, come hai detto tu, è la testimonianza. Qui aggiungerei una cosa: la parte di Yoko Ono è una ricerca della timbrica sonora della voce, quindi ricerca vocale. Infatti, accanto a Yoko Ono dobbiamo menzionare anche, per esempio, persone come Sheila Jordan oppure Meredith Monk, persone che praticamente cantanti che con la loro voce hanno fatto varie sperimentazioni. Poi in Italia ci sono state, anche nel mondo ci sono state, vari altri cantanti che hanno seguito questa tradizione. In questo caso la Yoko Ono, come in tutto il periodo che riguarda la musica che lei fa nei loft, lei praticamente fa una ricerca continua sulle varie timbriche della voce, collegandole, confrontandole con il suono di vari strumenti. E poi invece con Ornette Coleman, lui, che è un sassofonista, nel pezzo che abbiamo fatto ascoltare suona la tromba. Questo è anche, dimostra come quanto questi musicisti, che hanno una grandissima preparazione alle spalle, non sono dei musicisti così che si improvvisano, hanno una cultura e sono spesso dei polistrumentisti, usando degli strumenti che in questo caso mi sembra che fosse una tromba africana particolare che lui usava. Cioè, Ornette Coleman naturalmente è un sassofonista, esordisce come sassofonista, fa dei capolavori come sassofonista, poi a un certo punto si ritira dalle scene per un po' e ricompare con una tromba e un violino accanto al sax, e da lì parte un'infinita controversia critica. Ma Ornette Coleman sa suonare la tromba e il violino oppure no? I critici hanno lungamente discusso su questo, ma certamente non gli interessava, credo, suonare la tromba o il violino in un modo diverso da come li suonava. Gli interessava estrarre quei suoni che erano funzionali proprio alla sua ricerca timbrica, alle sue necessità espressive. E da questo punto di vista, appunto, l'idea dell'assenza di barriere e della ridefinizione della stessa idea di musica, di suono musicale, come suono intonato, come suono, diciamo, gradevole, viene appunto a realizzarsi. Ma vorrei fare io una domanda, doctor. Ci sono degli esempi che sicuramente tu conosci di produzioni nate nei loft che poi sono state acquisite o sono andate a finire nelle mani delle major? Potresti raccontarci quali? Di questi autori la maggior parte sono andate a finire nei major, ma soprattutto la maggior parte sono andate a finire nei major. Ornette Coleman poi è andata a finire anche alla Blue Note, per esempio, quindi uno di, ecco, che è l'Atlantic.
Ma la cosa più importante è che questi si sono trasferiti una buona parte in Europa, ed in Europa hanno cominciato ad incidere, per esempio in Francia per la Chandar, la Big Etoile, in Italia per esempio hanno cominciato ad incidere per la Black Scent o la Oro, e altri hanno continuato ad incidere lì per la Verve, per esempio Sheila Jordan, inciso per la Verve, la Meredith Monk ha inciso anche per la H&M. Quindi poi chiaramente le major hanno acceso i riflettori su questi e hanno cominciato ad avvicinarli, quindi c'è questa grande, per esempio Chico Freeman comincia ad incidere per esempio per la Indiana Navigation. Quindi però quando era nella fase ascendente, quindi quando era nella fase in cui loro stavano proponendo questa musica un po' astrusa, praticamente non dovevano gestirsi da sé e fare da sé. Poi, però in questo devo dire che l'Europa è stata determinante, perché in Europa sono stati accettati, sono stati studiati e gli ha dato la possibilità da un punto di vista monetario di poter affrontare molte cose. Permettetemi di fare un po' di pubblicità al festival, è il mio compito. Alcuni nomi che sono stati fatti di frequente questa sera, lo dico ai giovani: Ornette Coleman, Chico Freeman sono stati ospiti del festival più volte. Lo stesso David Murray è stato uno dei fondatori dei Loft, è stato più volte qui al Festival Jazz, quindi infatti il Festival Jazz di Roccello Ionica è menzionato nel libro come uno dei circuiti importanti di questo tipo di musica. Ma oltre al free jazz abbiamo altri generi che si sono affermati proprio in quegli anni, di derivazione tipicamente europea, no? Ora ascoltiamo un esempio di musica minimalista e elettronica. Apre altri mondi, altri aspetti di questo movimento musicale, quelli più vicini alla musica tra virgolette colta, quella che nasce in ambito accademico. Qui in ambedue i casi abbiamo la presenza di Terry Riley, che è un pianista, suonatore di tastiera e compositore americano, uno dei padri del serialismo, della musica minimalista, caratterizzata insomma sulla ripetizione, sulla reiterazione di frammenti di frasi musicali, spesso costruite anche su tonalità molto semplici. Il suo pezzo più famoso è in Si, cioè in Do. E qui l'interesse è legato al fatto che questa musica si apre ancora a contaminazioni. Nel primo caso con la musica indiana, si sentiva nel primo pezzo un sitar e la voce di Pandit Prang Nath, che è un cantante di musica classica indiana. Nel secondo invece, quello che sentiamo in sottofondo, la contaminazione è con rock, con la musica
Fusion, sì. C'è John Cale che suona in questo brano, sempre suoni di chitarra elettrica, suoni di sintetizzatore, a ritmo molto, molto scandito. Quindi è musica che appunto non teme di confrontarsi con mondi differenti, di creare contaminazione, assenza di barriere. Questo è un po' il tema centrale, e soprattutto rivendicazioni libertarie, autonomia. Poco fa diceva Salvatore, etichette che lavoravano su poche centinaia di copie, quindi numeri assolutamente, quindi, privi di rilevanza di mercato, coraggiosissime, distribuite con metodi artigianali e così via. Io prima di lasciare la conclusione naturalmente a Salvatore, direi una cosa, che questa è una musica che è certamente sfidante, ma merita di essere ascoltata. Bisogna provare ad ascoltarla, provare a sentire qualche pezzo, a vagare un po' tra le sue varie espressioni, e il libro di Salvatore Udino e Giorgio Nurisso da questo punto di vista è una guida preziosa che contiene moltissime informazioni, ma anche indicazioni di tipo storico-critico. Molti di questi brani sono ascoltabili su Spotify. Ci sono delle playlist legate ai libri, proprio col titolo Loft Music, su Spotify. Io vi consiglio, credo vi consigliamo, di andare su Spotify e provare ad ascoltare qualche cosa, e farete sicuramente delle scoperte interessanti, magari qualcuna sconcertante, magari prima farete un tentativo, poi l'abbandonerete, ne farete un altro, riprovate, non demordete, e vedrete che ci saranno delle belle cose da ascoltare, soprattutto delle belle scoperte da fare. Detto tutto questo, appunto, lascerei la parola a Salvatore per delle considerazioni conclusive, e intanto grazie a tutti per la vostra attenzione. Chiaramente ascoltare questa musica, come già ho detto, non è la musica che si ascolta così mentre si fanno altre faccende, ecco. E molto spesso non solo per chi l'ascolta e si impegna, ma per chi sta intorno è anche motivo di preoccupazione. Non ti dico cosa è successo a casa mia quando io ascoltavo questa musica, cioè i miei figli e anche mia moglie, insomma, nonostante siano sensibili alla musica, però pensavano che fossimo in un mondo extraterrestre. Anche per noi è stato così, d'altra parte, però noi eravamo più pronti ad ascoltare un certo tipo di musica, e c'era la volontà di ascoltare queste nuove sonorità dopo aver fatto, appunto, dopo aver studiato. Ecco, una cosa che vorrei dire: noi ci siamo approcciati chiaramente non da professionisti, da addetti ai lavori, come dei musicologi, bensì come dei collezionisti, quindi con tutti i limiti che i collezionisti possono avere. Grazie a Giorgio Nurisso, che è un professore che insegna antropologia, abbiamo applicato un metodo di ricerca, anche perché lui ha una grossissima esperienza in campo del jazz, e abbiamo applicato questa esperienza, questo metodo per raccogliere i dati. Vorrei dire un'ultima cosa: in questi tre libri l'attore principale è il vinile, che è il testimone di quei momenti, e che non è solamente un veicolo musicale. Proprio in questo momento il vinile ha un'importanza grandiosa, perché è anche un veicolo visivo, di comunicazione visiva, perché le copertine proponevano un certo tipo di problematica, o un certo tipo di approccio musicale, e chiaramente queste copertine poi erano corredate dal retro della copertina, che esprimeva dei concetti, contestualizzava questa musica, e quindi l'insieme delle cose creava chiaramente poi dei movimenti, e creava tutto quello che è stato il movimento dei loft. A questo proposito ci sono alcuni dischi che sono stati scritti e sono stati incisi proprio da presso le case discografiche, proprio sono delle raccolte che uno può trovare facilmente su CD. Basta. Bene, ringrazio dottor Audino, professor Rossi e Saverio Sorace. Noi chiudiamo qui, e penso che sia opportuno ricordare che dopo una sera ci sarà la presentazione di un libro che riguarda un momento della storia del jazz, del quale si è parlato molto stasera, il free jazz.
sarà presentato il libro che ho sentito proprio Free Jazz di Francesco Cataldo Verdine, che non sarà presente purtroppo, ma si collegherà con noi in streaming, quindi vi raccomando, venite domani sera allo stesso orario se volete capire la storia di questo grande momento della storia della musica improvvisata. Grazie di nuovo e ci vediamo di là al concerto. Non vi perdete i due concerti stasera, perché sono molto divertenti. Non dico, siamo lontani da questo tipo di musica, lontanissime, agli antipodi, però sono veramente due concerti, saranno due concerti molto belli. Grazie ancora e buona serata. Charlie Parker was his name. Bird, 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 bird. You heard it every day. Bird would have his way.